Un avvicendamento rumoroso per peso del ruolo e modo, soprattutto, inconsueto a dir poco. Il cardinale Müller non è più il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, rimpiazzato da Francesco con Monsignor Ladaria Ferrer, gesuita spagnolo, già segretario della Congregazione e curiosamente più vecchio di Müller di 4 anni. Al quasi settantenne ex prefetto ora mancano più di 5 anni per compiere l'età delle dimissioni per vescovi e cardinali. Però, caso singolare, oggi è rimasto senza incarichi da cui dimettersi. Era stato Papa Ratzinger nel 2012 a scegliere l'allora vescovo di Regensburg nel posto che fu suo per 23 anni con Wojtyła. Poi, 2 anni dopo, fu proprio Francesco a dargli una porpora largamente prevista. Il dicastero in questione è quello che ha il compito, spesso ingrato, di tutelare l'integrità della dottrina cattolica. E proprio qui, in 4 anni di pontificato Bergoglio, si sono appuntati commenti e voci di vario tenore sulle diversità di opinioni e sensibilità col Papa argentino, comunque innegabili. Vedi, caso più eclatante, l'Amoris Laetitia e le sue aperture ai divorziati risposati dopo i 2 sinodi sulla famiglia. Su Müller poi pesa anche il caso Mary Collins, dato che l'ex Sant'Uffizio tratta anche i casi di pedofilia del clero e lei, già vittima di un prete pedofilo, lasciò la Pontificia Commissione per la tutela dei minori lanciando dure accuse contro la poca, a suo dire, collaborazione ricevuta da quel dicastero. Ora Müller può dedicarsi a tempo pieno come curatore alla pubblicazione dell'opera Omnia di Ratzinger. È stato a Roma 5 anni esatti, durata abituale degli incarichi come il suo, salvo rinnovi o proroghe poi, se il Papa vuole, ma non per lui,